a gloria di Dio nella ferma libertà di consacrarmi più intimamente a Lui e di seguire più da vicino Cristo in tutta la mia vita. Rinnovo i voti di castità, povertà e obbedienza nella congregazione degli Oblati di San Giuseppe, alla quale continuo ad affidarmi con tutto il cuore per vivere la perfetta carità al servizio di Dio e della Chiesa, con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria. Mi impegno a permanere in questa congregazione nascostamente e silenziosamente operoso nell'imitazione di San Giuseppe, che invoco come protettore e padre. Amen. Possiamo sedere. E poi c'è un'altra vocazione, c'è un'altra vocazione al matrimonio. Ricordiamo che nella Chiesa di Dio è importante avere sacerdoti, è importante avere religiosi, ma è molto, molto importante avere degli sposi cristiani, perché la nostra vocazione nata si sviluppa nelle famiglie. Quindi vorrei adesso invitare tutti gli sposi, anche se sono scompagnati, perché magari il marito è rimasto a casa, la moglie, però sono sempre sposi, no? Ad alzarsi in piedi, alzatevi gli sposi. Chi non è sposato, stia pure seduto. Se fa il tempo, qui ci sono gli oblati, qui ci sono gli oblati.